Placido, spesso questa città, della provincia di Foggia, vengono disegnate come città violente, città ricche di fenomeni criminosi, ma è proprio così? O questa provincia di Foggia ha ben altro da offrire? E che le alternative che ci sono, perché è chiaro che qui nella provincia sta gente straordinaria, non brava, come si dice da noi, brava gente, tantissima brava gente, ma purtroppo certi fenomeni poi sulla stampa magari che esagerano, anche e soprattutto a livello nazionale, quando sappiamo bene, no, quello che è successo lì vicino San Severo, a Rigliano Verganico. Addirittura il New York Times ha parlato del caporalato, in Puglia c'è la schiavitù nell'agricoltura. Noi sappiamo che gli agricoltori a loro volta sono stati maltrattati per anni dal governo, che non si è voluto mai occupare del fenomeno, perché basta dialogare, basta trovare anche la difesa, perché quando si vende un prodotto a 2 euro al litro come l'olio o a 0,10 la bottiglia di vino, è chiaro che l'agricoltore cerca di salvarsi e va contro la legge. Però se noi mettiamo l'agricoltore le condizioni per potersi salvare, cioè di mettere tutto in regola, non costa niente a nessuno e salviamo veramente una terra. La nostra provincia vive sull'agricoltura. Se tu la maltratti, ma dove vanno? Dove va la gente? Vorrei presentare alla Regione Puglia, proprio sul territorio, un progetto di sviluppo di video cinematografici della provincia qui, nelle scuole, ma soprattutto qui ci devono dare una mano i comuni più importanti come Cerignola, Manfredonia, San Severo, eccetera, proprio sulle problematiche mafia, caporalato, ma anche sulle persone e sulle associazioni, per esempio, che fanno tanto invece per la nostra provincia. Sempre più punto fermo da queste parti, perché cerco di essere utile a dare la mia immagine, la mia figura anche a quello che è lo sviluppo agricolo, perché ho tanti amici che lavorano e hanno bisogno di una mano su un'idea che porti i nostri prodotti in tutta Europa.